Buonasera a tutti, molti di voi già mi conoscono, io sono Daniela, la proprietaria della libreria Cartoleria adesso Cuore d'Inchiostro qui di Rossano. Allora, questa sera abbiamo con noi una, posso dire, se è un'autrice di poesie, però principalmente anche giornalista, e anche possiamo dire che sei feltrina di nascita, ma sei rossanese ormai di adozione, giusto? Sì. Quindi una compaesana. Allora, parliamo quindi di poesia. Io adesso inizio a fare qualche domanda ad Antonella, poi mi direi tu quando vuoi che inizio a leggere, perché io leggerò alcune sue poesie, così capirete anche lo stile. La prima domanda, a parte il fatto appunto che tu sei giornalista perché fai interviste anche a musicisti, a grandi personaggi della musica, poetessa, appassionata di arte, di filosofia, di molte cose, è una persona abbastanza eclettica. Però al di là di questo, la passione per la poesia, quando è partita, è iniziata? Diciamo che la passione per la poesia è nata con me, ecco, io credo che ci sia, che sia una cosa che ti porti dentro, che sia una cosa che si nasca poeti, ecco. E oso dire anche un'altra cosa, che il poeta secondo me è anche quello che non scrive poesia, perché la poesia non è, è una condizione di vita, è un essere, cioè poeta è una condizione, non è un... Cioè, è qualcosa che ti porti dentro, qualcosa che viaggia con te, che nasce con te, che ti porti dentro. Poi il fatto di sviluppare questo tuo essere nella scrittura è una cosa. Però io credo che ci siano tantissimi poeti, poeti della vita, che non scrivono, ma che nella vita normale siano veramente, accolgano tutto quello che la vita offre, tutte le piccole cose del quotidiano, lo accolgano poeticamente, nel senso che diano un valore poetico alla loro vita, al loro vivere. Ecco, poi dopo può esserci appunto qualcuno che vive questa condizione di poeta anche così anonima, nel senso nella vita quotidiana, tra le persone che ha attorno, le persone che ama, le persone che frequenta, e invece c'è qualcuno che unisce questa caratteristica poetica, questo suo essere poeta dell'intimo, con la tecnica della scrittura. Allora, unendo la tecnica, perché un libro si scrive con l'ispirazione, cioè il momento in cui tu cogli qualcosa della vita, che può essere del tuo quotidiano, può essere invece qualcosa che senti, qualcosa che della società, qualcosa che succede, e lo cogli e lo trasformi, questo tuo sentire, questa tua emozione, questo tuo sentimento, lo trasmetti al foglio, cioè riesci a trasformarlo in parole e in versi. L'ispirazione ti viene come per dire, ho un attimo, sento qualcosa che mi colpisce nel profondo, che sento veramente dentro di me, e ho bisogno di trasmetterlo, di farlo uscire da me e portarlo su carta, per poi dopo trasmetterlo anche agli altri, perché ecco, non so se poi dopo tu vuoi farmi altre domande e te le dico tutte. No, beh, va bene. Però ripeteremo, che mi dilungo sulla prima. Però voglio dire, il poeta scrive sempre per sé, proprio per questa sua necessità di trasmettere nel foglio, di rendere visibile quello che ha nell'anima, nel cuore, nel sentimento, l'emozione che ha provato. Però se non la puoi, se non la riesce poi a trasmettere al pubblico, a qualcun altro, resta ferma lì, resta sterile. Il sentimento poi giustamente va trasmesso, va portato, e la capacità del poeta deve essere anche questa,
di quella di trasmettere quello, i sentimenti che lui ha dentro e farli diventare universali, cioè che siano anche degli altri, che gli altri quando leggono li sentano suoi. Questo mi è successo, mi diceva adesso, un signore che non ha potuto rimanere qui, che era di passaggio, Loris, doveva andare via, e mi ha detto lui, riferendosi al primo libro che ho scritto, che adesso abbiamo, La metamorfosi del cuore, ma il mio primo libro era Anima d'Aquila. Anima d'Aquila è affettivamente il mio libro che sento di più, il libro che sento più mio, perché copre un po' tutto quello che è l'arco della mia vita, perché io ho fatto tutt'altro fino a qualche tempo fa, diciamo fino al 2015, ho fatto tantissime cose lavorative, familiari, eccetera, e ho sempre lasciato i miei scritti nel cassetto, come si suol dire. Quindi un giorno ho deciso che invece non dovevano appunto restare scritti sterili, ma che dovevano essere anche, volevo provare a trasmettere le mie sensazioni, le mie emozioni, il mio vissuto agli altri per vedere se potevano riconoscersi. E appunto questo signore mi diceva, io sono rimasto ancora d'anima d'aquila, quante tue poesie ho sentito mie. In quel preciso momento in cui io l'ho letto, erano praticamente certe poesie erano mie, le sentivo personali. Ecco, questo secondo me è un grande successo, al di là del vendere il libro, perché giustamente sappiamo che tutto quello che gira intorno, poi alla vendita, all'editrice, all'editore, eccetera, eccetera, purtroppo tutto questo sistema in cui siamo inglobati, ma il poeta non può riferirsi a queste cose, il poeta giustamente deve riferirsi a una unica cosa, cioè arrivare al cuore di chi lo legge, e questo è principalmente la cosa principale. L'obiettivo. Quando tu senti che le persone che ti hanno letto ti dicono grazie perché in quel preciso momento quelle erano le parole adatte a me, ma io non riuscivo ad esprimerle, perché tu hai questa capacità di espressione, e invece io non ce l'ho, cioè sono le cose che sento anch'io, lì è il più grande successo. Cioè questo certo. È tutto quello che voglio. Grande soddisfazione. Certo. Ma il successo proprio, perché sì, perché lì sai di essere arrivato, di aver colpito, di aver fatto una cosa bella, di aver lasciato qualcosa di bello. Ecco. Basta. La poesia, io lo dico per una visione mia personale, quindi da neofita, diciamo quasi, le vedo molto spesso suddivise in alcune categorie. Non penso che sia che la poesia si possa dividere in categorie, però io mi ero fatto un po' un'idea che c'è quella magari più visiva, cioè che descrive benissimo magari ciò che uno vede, e ci sono quelle più introspettive o quelle più sul sentimento, quelle un po' varie sfaccettature. Il tuo tipo di poesia? È difficile, questa è una domanda tanto difficile, tanto difficile. Allora diciamo che io ho letto sempre tanta poesia, perché giustamente non ti puoi limitare a scrivere la poesia, cioè ci sono persone che conosco che scrivono poesia senza mai aver letto poesia, ok, è una scelta, però io dico devi anche renderti conto di cosa ti hanno lasciato gli altri, no? Io ho la mia passione all'infuori dello scrivere, era leggere, nel senso certo. Che io ho sempre letto poesia. Ringrazio la mia, guardi, ha 100 anni, la mia non è ancora morta, e ti auguro vita, ancora tanta vita, alla mia maestra, per quello dico che abbiamo qua anche maestre, la mia maestra delle elementari, perché le maestre sono fondamentali, soprattutto le maestre dei primi anni sono decisive, dico io, per la vita di una persona, per la formazione di una persona. Hanno un ruolo importantissimo e sono troppo spesso sottovalutate, perché hanno veramente un ruolo molto importante al di fuori della famiglia, perché poi la famiglia può essere, io non sono nata in una famiglia culturalmente molto
nel senso che mia madre era casalinga, mio padre era operaio, quindi no, intelligenti, perché no, l'intelligenza non si misura dal grado di studio. Però non ho mangiato in casa, diciamo, poesia, né letteratura, cioè non c'era. E l'ho mangiata nella scuola. E questo è per questo che è importante anche il ruolo della scuola, è formativo il ruolo della scuola. Io ho avuto la fortuna di avere una maestra meravigliosa, la Gabriella, che era fantastica, dico io, fantastica, perché aveva un suo metodo, aveva un suo modo di farsi voler bene nonostante la severità, e amava la poesia e ci ha fatto leggere tanta poesia, tanta, tanta fin dall'inizio. Allora adesso magari c'è anche chi dice, ma che serviva la leggere e imparare tutte queste poesie a memoria? Si serviva. Serviva perché poi tu getti un seme e non sai mai il seme in quale terreno germoglia. E buttalo il seme, nel senso, poi se non germoglia fa niente, ma se ne germoglia solo uno, hai già una grande vittoria. Allora lei amava la poesia e ci ha fatto leggere tanta poesia. Io già dalle prime poesie, poi appunto si nasce poeta, si nasce già con questa predisposizione, ma poi bisogna avere anche la capacità, no? Giustamente, come dicevamo, c'è chi resta poeta per sempre senza scrivere. Per poter scrivere devi avere anche un terreno, una base, qualcosa. Cioè, è come quando si impara un lavoro, no? Non puoi fare un lavoro se non hai, non puoi fare il chimico se non hai le basi di chimica. Cioè, voglio dire, magari sei portato per la chimica, ma se non hai le basi fai poco. Ecco, quindi questo mi ha portato a fare un percorso mio, personale, con, al di fuori anche della scuola. Io già scrivevo le prime poesie alle elementari, diciamo che non ho memoria, giustamente un po' così vaga, però diciamo che sicuramente a 10 anni scrivevo poesia. Sì, quando magari facevo... mi ricordo che dal paese che andavamo a Feltre, dal paese di nascita di mio padre, che è Sovramonte, quindi a 600 metri, scendavamo a Feltre, andavamo per le vacanze, perché era il paese di mio padre, noi avevamo casa a Feltre, e guardando dal finestrino dell'auto io vedevo gli alberi che passavano, vedevo le cose, vedevo... e scrivevo, cioè scrivevo con la mente, scusate, scrivevo con la mente, registravo le mie emozioni e appena avevo un foglio disponibile, lo buttavo giù e facevo i miei componimenti, che guardandoli adesso fanno un po' sorridere, nel senso che sono giustamente componimenti giovanili, ma avevano già, secondo me, una certa valenza poetica, giustamente questi me li sono tenuti per me, perché sono un po' infantili, giustamente, però li conservo ancora, perché li conservavo. Che potrebbero essere per un libro, per esempio. Riferimento, per tornare alla tua domanda, che ho divagato parecchio, diciamoci che io sono partita da Ungaretti. Ungaretti è il mio maestro, nel senso, la poesia ungarettiana, la poesia ermetica, quella poesia che fa comprendere e non fa comprendere, che dice tanto, anche un po'... parlando con le metafore, ecco, quella è la poesia che è più nelle mie corde. Però adesso come adesso, non saprei dare una definizione, perché a volte dico devo aver stravolto un po' tutti i generi e aver fatto un genere mio. Cioè io ho questo sentore di aver fatto un genere nuovo. Sì, è un po' di presunzione, forse, però... Sì, però non mi... Fai fatica a definirti su una categoria, e quindi giustamente dici... Sì, allora non mi posso più... categorizzare, dire è ermetico, perché non è totalmente ermetico, posso dire, direi che è un po' una poesia animista, cioè nel senso che è introspettiva, che scava in me stessa
è più nell'intimo, è più nel... non è descrittiva sicuramente, non è descrittiva, non mi piace, cioè non mi piace, potrei, ma non è il mio interesse. Non è il tuo genere. A me interessano le persone, perché mi piace io quando vedo delle persone, mi piace entrare in sintonia con le persone, con il loro vissuto, cioè mi piace entrare, ognuno di noi ha una sua vita, no? un suo percorso, un suo dolore, una sua gioia, siamo tutti diversi, però i sentimenti alla fine ci accomunano, no? Abbiamo tutti il nostro sentire, ecco, e questi sentimenti interni mi piace esplorarli, mi piace lavorare dall'interno più che all'esterno. Ecco, diciamo così. Vuoi che già vi leggo una poesia, devo dirlo giusto, il titolo sì. Che così si allinea. Voce di un uomo che grida nel deserto, il varco dei secoli. Erano immersi nella follia, ma la follia erano loro. Era tutto follia. Bisogna un attimo. Riprendo? Vai. Erano immersi nella follia, ma la follia erano loro. Era tutto follia. Lo era la loro carne, trasudante e vendetta. Lo erano i loro pensieri, così privi d'amore, in questo tempo in cui l'amore aveva solo il sapore di sconfitta. Resisteva il suono delle onde del mare, quella musica antica che sapeva di ritorno, quell'andare e venire, che portava le voci di ere lontane. Pietro aveva gettato le reti ed un uomo che non era uomo aveva posto su di lui il destino del mondo a venire. Eccolo, è lui, cammina sulle acque come fossero sabbia, il suo piede calpesta e non affonda. Intorno a lui vibra l'aria, sembra penetri nella sua pelle, sembra quasi fatto di immateria, ma scuote la testa. I suoi occhi sono colmi delle lacrime del mare, il suo cuore sanguina e la scia colora di rosso ogni suo passo. Tutto ciò è stato vano, urlano gli scogli e la voce si perde attraverso il varco dei secoli. Allora andiamo, usque ad finem. E di tutto quel che ricordavi, potevi scrivere un messaggio rivolto a quel futuro che avevi già immaginato? Potevi scrivere un finale che ti sembrasse logico per poter decidere ugualmente di continuare? Nella legge del destino è contemplata fuga, ammutinamento o diserzione o semplicemente senno, senso oppure buon senso, rivolta, tradimento, provvida defezione. Guardo la ruga che attraversa la fronte, segno di tempo trascorso senza inganno. Guardo quegli occhi che così sfudoratamente assomigliano ai miei, naturale prosecuzione dell'eredità dell'uomo, e nel profondo mi addoloro di ciò che era, di ciò che è, di ciò che arditamente non ho saputo cambiare e inutilmente interrogo ancora una volta
l'eterno, o chi per lui, o il niente, o il tutto, o l'universo, le stagioni perse, le orme di questi passi stanchi, non solo anni, secoli, generazioni e genesi, quei dannati oblii di cui non ho più memoria e mi ritrovo, anima, lacera, sfilacciata e logora nel giogo sconfinato delle sue pulsazioni. Usque ad finem. Sì, diciamo che non è semplice definire la poesia di Antonella. Però adesso ti chiedo una cosa un po' più tecnica, perché io sono sempre un po' curiosa. La tecnica di composizione tua. La tecnica di composizione. Cioè, hai una tecnica tua oppure... Io ho ispirazione che parte, allora... dal vissuto? Da quello che è più che altro sento. Da quello che mi colpisce, da quello che mi lascia un segno, e da lì parto con la prima parola, cioè il primo, diciamo, la prima immagine che mi viene in mente di tutto questo che sento dentro. Da lì devo avere, non devo averlo, perché adesso ho la fortuna, diciamo così, che fortuna di avere il cellulare, che è questo mezzo controverso, ma per me è utile perché è questo, ce l'ho dietro e ha quella app che si chiama Note. Ah, giusto. Perché una volta era molto più difficile la cosa, perché l'ispirazione purtroppo, o per fortuna, ti colpisce quando meno te l'aspetti. Sicché il tovagliolo del ristorante classico, qualsiasi cosa devo scrivere, perché se poi mi perdo un attimo, se tu lo lasci andare lo perdi, non hai più metodo, non hai più modo di recuperarlo, proprio notte ti va via, poi anche se ti fai in mente locale cosa dici, non ti arriva più, tu devi prenderlo nel momento in cui ti arriva. E quel momento in cui arriva non lo devi perdere, nemmeno se sei sul bus o se stai guidando, perché se l'hai perso, l'hai perso. Quindi una volta era un po' una lotta, perché la penna, tutto sommato, quando non mi perdevo, perché le perdo sempre, ce l'avevo anche tutto sommato dietro, il foglio, c'è picchia, non ce l'ho, adesso c'hai il cellulare, che è una bella cosa, una bella invenzione per quello, perché tu tic, app, note, e ti scrivi già le tue cose. Diciamo che mi arriva abbastanza spontanea la poesia. Cioè, ma tu quando hai l'ispirazione, cioè un qualcosa che ti colpisce, tu crei già la prima, diciamo, la prima frase, il primo verso, oppure parti da delle parole che identificano qualcosa e poi ti costruisci? No, parte subito. Ah, ecco. Mi parte proprio, tanto che a volte è una cosa strana, scusate, perché quando sei partita non sapevi dove arrivavi. E invece quando sei arrivata dici, è quello che volevo dire. Cioè, ti arriva un po' molto spontaneo. Cioè, mi arrivano una dietro l'altra, che poi le rileggo alla fine e cambio pochissimo. Li rileggo, certo, poi dopo un attimino le sistemo, nel senso che dico, qua devo trovare una parola che sia più incisiva, che sia più forte, che mi caratterizzi quel verso, e quindi magari cambio qualcosa, però tutto sommato quasi tutte nascono buona la prima. No, se non è buona la prima, la seconda, la terza, ma nascono e non si capisce bene come nascono, dico, perché tu parti e, come ti dico, non sai quando arrivi, non sai dove arrivi, però sei arrivata, e quando lo rileggi dici, ok, era questo quello che volevo dire.
è come qualcosa che ti arriva, a volte stupisce anche me, perché è come qualcosa che ti arriva e non sai da dove ti arriva, cioè non riesci a inquadrare il dove, il perché, perché adesso, cioè, però c'è, e tu l'hai percepito, sei riuscita a metterti in contatto con questa cosa e l'hai scritta, ecco. Quindi una tecnica di preciso, no, diciamoci che probabilmente un'influenza certamente di tutti quelli che mi hanno preceduto, nel senso quelli molto più alti di me e che hanno fatto la storia della poesia, giustamente leggendo tanta poesia, avendo sempre tanta poesia nella mente, logicamente un influsso c'è, come noi quando facciamo le nostre cose quotidiane, un'influenza c'è sempre dei nostri genitori o della società o di chi vuoi, certo. Quindi non siamo mai unici, nel senso che abbiamo sempre qualcosa che ci portiamo, no? E quindi io penso, ma non ne sono sicura, che ci sia, cioè cerco di darmi una spiegazione che queste cose mi arrivino perché probabilmente le ho nel mio cervello, nei miei cassetti, anche un po' nascosti, ma nel momento giusto magari tazzacca saltano fuori. Pensi che la poesia potrebbe essere una tecnica curativa? Certamente sì, la poesia cura, a me ha curato tantissimi malanni, tra virgolette. La poesia è altamente curativa, è una medicina potentissima. Mi correggo, non tecnica, un'arte, scusa. È una arte, sì, ma quando ti avvicini alla poesia, ecco perché dico le nuove generazioni, purtroppo la scuola sta diventando sempre più tecnica, cioè si tende a trascurare le materie classiche, quello che riguarda poi l'umanesimo, quello che è il mettere al centro la persona, e si sta sempre più disumanizzando, nel senso che si sta sempre più formando una società che punta tutto sul lavoro, su professionalità, su produrre, quindi tutto questo circolo, eccetera. Ma l'uomo cos'è? Cioè l'uomo ha bisogno di ritrovare se stesso, l'uomo ha bisogno di rientrare di nuovo in se stesso, in quello che è. C'è bisogno, secondo me, che la scuola ritrovi l'umanesimo, che ritrovi, che torni indietro un attimo, che faccia dei passi indietro, che si accorga di stare andando su una strada, secondo me, sbagliata, proprio perché l'umanità ha bisogno di arte, ha bisogno di artisti, ha bisogno di scrittori, ha bisogno soprattutto di poeti, anche di poeti. La poesia è la prima forma, se si studia la nascita della poesia, la poesia è il linguaggio umano, è nato, il linguaggio scritto, il tramandato umano è nato con la poesia. Torniamo indietro ai greci, torniamo indietro ancora, c'erano gli aedi, che erano questi personaggi che trasmettevano gli avvenimenti. Allora non c'era la scrittura, quei tempi non c'era la scrittura, si trasmetteva oralmente. Oralmente le prime trasmissioni orali sono state fatte in versi, se si legge la storia è così, e trasmettevano tipo i menestrelli, i menestrelli che andavano in giro, portavano le gesta, le vicende della città, nell'altra città, cioè è nata così. Cioè la prima forma di arte in assoluto, per quello che dico la poesia, si sta molto sottovalutando la poesia. La scuola, io ho due figli adolescenti, erano adolescenti, uno ha 16 anni e sono qui, l'altra ha 20 anni, e quindi ho vissuto con loro le vicende scolastiche, diciamo, mamma, io... mi ricordo, mio figlio è tornato a casa alle medie con una poesia per Natale di Jiménez, che è un poeta spagnolo, e io amo tantissimo i poeti spagnoli. Io credo, ero super, cioè penso che forse c'era l'unica mamma, forse di tutta la classe, che si è messa a giubilare perché lui doveva impararsi a memoria.
cioè io tu, che grande cosa, finalmente, cioè voglio dire che bello, che bello, che bello, quale poesia di me ti vuole fare, cioè, e non c'è più, non c'è più. Cosa che appunto io vi dico che alle elementari io ho mangiato tantissima poesia, ed ho mangiata poi anche le medie, ho mangiata tanta. Vedere adesso che la scuola trascura proprio spudoratamente la poesia, proprio la ignora quasi, la relega a un piccolo capitolo così, un passaggio di passaggio, mi fa star male, perché appunto la poesia è stata fondamentale per l'uomo, per la nascita, la crescita, i primi poeti appunto sono stati i menestrelli, quelli che trasmettevano così oralmente le vicende, e solo in seguito queste vicende sono state scritte, ma sono state scritte, le prime cose scritte erano scritte in versi, quindi da qua si capisce l'importanza della poesia, che non ci può essere. La poesia, una volta che entri nel mondo poetico, non esci più, perché ti prende, e come dici, la domanda tua, ritorno, perché poi divago, è curativa, sì, curativissima, perché appunto anche il ragazzo che ho trovato prima, che mi ha detto che Anima d'Aquila è stata, ha trovato tante poesie, che mi ha detto quel momento lì, quel tipo di poesia mi ha rinfrancato, quella poesia su tua madre, e io che stavo passando dei momenti bui con mia madre, sofferenza che non l'ha mai passata con i propri genitori, il dolore, la malattia, cioè voglio dire, io ho trovato nella poesia, io personalmente, una valvola di speranza, quando c'erano dei momenti bui, penso che tutti li abbiamo, anche più che meno, certo. Ma li abbiamo tutti, la poesia mi ha salvata, sì, sicuramente curativa. Sì, la poesia, io poco appunto mi sto avvicinando, un po' di anni che lo dico, un passetto alla volta lo faccio, e mi è sempre dato l'impressione, correggimi se sbaglio, ma magari è una mia visione, che la poesia, oltre che curativa appunto, è forse la forma che più ti avvicina anche al mondo più naturale dell'essere umano. Che ti fa, che ti aiuterebbe molto ad aumentare probabilmente anche la parte più sensibile delle persone. Sì, sottovalutandola ai giovani e non studiandola, forse un po' di sensibilità personale viene persa. Certo, sì. Con la poesia credo sono d'accordo. Aiuta molto, giusto? Certo, la sensibilità delle persone. I giovani hanno bisogno non solo di regole, tecniche, formule e cose così, che sono importantissime, il mondo deve andare avanti, certamente. Ma devono essere accompagnati anche da un percorso umano, da un percorso che rafforzi proprio il loro sentimento e i sentimenti buoni, perché si sta perdendo un po', si sta perdendo un po' il sentimento buono, sì. Stiamo andando un po', io ho fiducia, tantissima fiducia, dico, ho due giovani, ho due ragazzi giovani come figli, quindi, e vedo intorno a loro, insomma, i loro amici, eccetera, eccetera, ma non sono per niente scoraggiata dai giovani, ho molta fiducia nei giovani, perché tendiamo un pochettino a criminalizzarli, nel senso di dire, ai miei tempi, qual è su? Un attimo, i figli li abbiamo tirati su noi, ricordiamoci questo, perché sono i nostri, frutti anche nostri, no? Quindi, primo, magari mettiamoci un attimino anche in dubbio noi, perché è giusto, no? Perché giustamente non vi puoi dire a un figlio guarda sempre il cellulare, per dire se poi gliel'hai dato tu a 3 mesi per tenerlo buono mentre era nel passeggino, no? Perché così tu potevi fare qualcos'altro. Questo è scontato, è innegabile. Quindi, facciamoci, poniamoci dei dubbi anche noi se abbiamo sbagliato qualcosa come genitori, se c'è qualche problema, ma poi io penso che bisogna dargli fiducia, bisogna dar loro fiducia, perché secondo me se non è niente perso, nel senso che è anche spazio di movimento, perché tante volte è anche spazio di movimento, ma anche noi cerchiamo di, cioè, primo dico,
genitori sono quelli che giustamente li istruiscono per primi, poi c'è la scuola, e la scuola secondo me deve proprio cambiare registro, perché secondo me sta andando dalla parte sbagliata, bisogna ritornare un po' alle origini, bisogna ritornare un po' indietro, che non mi sembra che sia progredita troppo, mi sembra che ci sia un po' involuta, perché effettivamente sforna tantissimi talenti nel senso professionale, però c'è bisogno di altro, c'è bisogno che la scuola anche, che certe materie siano, cioè se tolto latino, se tolto greco, se tolto, secondo me è sbagliato, perché non sono materie morte, non servivano, non è che servivano a niente, servivano, cioè non è che tutto deve servire a un fine specifico economico. Ecco, brava, non è che tutto deve servire a un fine economico, bisogna portare avanti anche quello che noi siamo come umani. Spesso romano. Ti leggo altre due poesie. Con il cappello sulle 23. Non voglio far parte della farsa. Non voglio nemmeno entrare a teatro. Me ne starò qui fuori, in un angolo, a cantare le mie canzoni, senza orchestra, senza palcoscenico, senza paillette, senza lustrini, con le scarpe di sempre e il cappello sulle 23, come fanno i vagabondi per proteggermi dal sole. Non allungherò la mano, la terrò a pugno in tasca, fino a sentire male, fino a coprire il dolore della mente, fino a fermare il flusso dei pensieri. Sono stanco, capo, sono stanco. Stanco di spargere inutili parole su questa di argilla e sassi. Sono stanco, capo, tanto stanco di affondare questi piedi nella melma, di sentirla penetrare nella carne, di non togliermi di dosso questo odore. Non voglio fare parte della farsa. Non voglio che il mio nome sia scritto nella lista degli invitati a nozze. Voglio il mio panino di sempre, condito con sale di vita e di illusioni. Voglio ancora le mie ali per volare dove mi pare e che sia quel che sia pena o che sia agonia, o versi di straordinaria bellezza. Adesso ne leggo un'altra, poi ti faccio un'altra domandina, okay. Ti leggo l'ultima e poi finisci tu. Okay. Mi ha dato già il percorso? Ho fatto tutto lei. Giustamente la padrona di casa. Bisogna lasciargli carta bianca. Aspettando Nemie. E quando avremo finito di contare i grani di questo rosario, ci siederemo sulle sponde del fiume che scorre, ad aspettare che petali ci inondino dai rami, protesi a proteggere le nostre paure. Si innalzeranno canti, o forse saranno solo le urla del cuore, tramutate in preghiera. Ci carezzerà la brezza delle calde sere d'estate, quando mamme chiamavano bimbi in raccolta nei cortili vestiti del sole al tramonto. Sarà dolce allora chiudere gli occhi ed ascoltare la voce amata intonare Neni d'amore. Ecco, faccio due domande, non una. Questa l'ho aumentata. Questa ultima, ti sei ispirata anche alla tua infanzia? Certamente sì. È un po' difficile da comprendere, capisco, bisogna leggerlo un po' due o tre volte. Però sì, un pochino sì. Diciamoci che è un percorso, in pochi versi un percorso di vita, no? Aspettando Nemie.
aspettando Nenie, ricordiamoci quando la nostra mamma ci cullava, no? Magari la nostra mamma come la mia non c'è più. Quindi il nostro percorso purtroppo è quello, noi abbiamo un ciclo di vita e non siamo eterni. Ecco, tante volte dimentichiamo che non siamo eterni. Abbiamo questo ciclo di vita e poi ritorniamo dove, non lo so, facciamo tante congetture, però tutto sommato nessuno lo sa. Restiamo con le nostre congetture, chi ha più fede, chi ha meno fede, insomma, chi si aggrappa a una cosa, chi si aggrappa all'altra. Ma l'aspettando Nenie, ecco, quando avremo finito di contare i grani di questo rosario, ecco, noi stiamo passando i nostri grani nella vita, abbiamo il primo, il secondo, il terzo, il quarto, insomma, quando avremo finito di contare tutti i grani di questo rosario che è la nostra vita, e ci avvieremo verso la naturale, quello che è nella nostra natura, nella natura di tutti, verso quell'oltre che non sappiamo, che non sappiamo qual è. Ecco, amo, nel senso, io spero di poter, come tutti speriamo, di poter incontrare chi abbiamo amato, no? Cioè che nel nostro percorso perlomeno una volta finito veramente ci sia qualcuno poi pronto ad accoglierci. Quindi è un susseguirsi della vita, no? Aspettando Nenie, quando avremo finito di contare i grani di questo rosario, ricorderemo tutto quello che abbiamo passato, no? E quindi quando mamme chiamavano bimbi raccolta nei cortili vestiti del sole al tramonto, quando eravamo fuori che giocavamo, le nostre mamme ci chiamavano, con gli affetti familiari, che sono la cosa più importante, gli affetti fuori della famiglia, ma gli affetti che sono tutto sommato quello che conserviamo più caro, quello che lasciamo qua tutto, perciò porteremo quello, il nostro amore, quello che abbiamo portato noi e quello che abbiamo ricevuto come amore, e sarà dolce allora. Quando saremo, lasceremo, ecco, i petali, quando saremo qui, cioè, lasceremo andare tutte le nostre paure, ecco, le nostre paure, quello che ci ha condizionato durante la vita, lo lasceremo, e ci avvieremo verso quell'oltre che non sappiamo, ma che la nostra speranza è che in quell'oltre ci sia ancora quella Nenia che ci aspetta e che quelle dolci parole d'amore che abbiamo vissuto dalla nostra nascita attraverso la nostra madre e chi ci ha voluto bene, di ritrovare ancora queste persone che abbiamo lasciato. Profondo. Allora, vino che zero arriva. Nel senso, no, vi dico, no, ti parlo da neofita, perché lei, ecco, la capisci. Questo mi ha dato un'altra visione. Io mi ero molto fermata, lo dico per chi magari è nelle mie condizioni, che magari si sente in difficoltà, invece, io mi ero molto fermata sulla seconda parte, perché mi sono ritrovata bambina. Ci carezzerà la brezza nelle calde sere d'estate, mi emoziono, quando mamme chiamavano bimbi a raccolta nei cortili vestiti del sole al tramonto. Io ho avuto l'immagine immediata delle sere d'estate, io vengo da un paesino qua di collina, Asolo, delle sere d'estate che noi bambini ci si trovava fuori a fare i giochi serali, faccio una piccola divagazione, anche certo. Nei giochi serali, quindi c'era il calore del giorno, perché era estate, le strade erano asfaltate, erano stradine comunque secondarie, asfaltate, quindi c'era questo calore che saliva, l'imbrunire, il buio, e noi bambini che si giocavano a nascondino, quelle cose lì. Io ricordo ancora ora di questa emozione grandissima, e questo me l'ha riportato, perché poi sentivi le varie mamme dalle varie case, Nina, guarda che è pronta la cena, e allora, ciao Celina, e si ripartiva e si tornava a casa. Si arrivava in casa, che c'era il calore della famiglia, mangiavi e tu eri il bimbo più felice di questa terra. Io non so se i bambini adesso vivono ancora queste emozioni, però questa poesia a me ha regalato questo. Non so, punto. Grazie. Vedi? Quello che dicevo prima, questa è la più bella soddisfazione. Ognuno magari può trarre qualcosa che è riferito alla sua vita. Infatti. L'ultima domanda. Io la faccio sempre, perché io di solito intervisto narratori, vabbè, però hai un posto specifico dove ti metti poi a scrivere? No.
no, per perché l'ho detto prima, che scrive prima. La battuta. Però quando le rileggi, che devi sistemarti il tuo libro, no. Diciamoci che il silenzio, ecco. Dal silenzio della notte concilia molto, infatti io sono notturna, diciamoci che l'ispirazione ti arriva un po' quando meno te l'aspetti, però se in tutto intorno il rumore tace, nel senso che se poi tutto il clamore della giornata si va a passire, va un attimo a fermarsi, a cessare, quando resta quel silenzio che ti porta dentro di te, no? Io amo la notte, io veramente sono anni difficili per me questi, perché io ho vissuto ancora gli anni in cui potevi girare di notte. E mi dispiace tanto, io ho passato, ricordo con molto piacere, io sono una girovaga, nel senso che mi sono fermata adesso a Rossano, penso che sia il posto dove mi sono fermata più a lungo, ma sono un po' girovaga, nel senso che anche costretta a girovaga, nel senso che sono dalle fatti della vita, non è che poi proprio sono state scelte mie. Però ricordo tanti momenti di tanti posti in cui sono stata e ricordo con molto piacere i 10 anni in cui ho vissuto in Svizzera, dall'81 al 91. Li ricordo con molto piacere, poi sono stata costretta a tornare e va bene così. Però ricordo i miei passi nel vuoto, dico io, no? Perché io usavo, non avevo l'auto, quindi usavo solo i mezzi pubblici e dove abitavo io i mezzi pubblici funzionavano alla meraviglia, quello che si dice l'orologio svizzero, quindi tutto ogni 7 minuti avevo un bus che mi portava da destra a sinistra. Quindi viaggiavo sempre con i mezzi pubblici e tornavo con i mezzi pubblici e quindi quando si usciva con gli amici oppure per lavoro, anche perché ho fatto anche lavoro abbastanza di sera, quindi alla fine quando tornavo a casa c'era il vuoto, il nero della notte e il silenzio e i tuoi passi che risuonavano sull'asfalto, no? Ti immagini queste cose? E tu da sola, ecco, io mi manca tanto questa cosa, perché vivere la notte da sola è bellissimo, io l'amo la notte, adesso la vivo diversamente, mi tocca viverla giustamente a casa, se vai fuori adesso è un po' più difficile vivere la notte, per noi donne soprattutto è un po' complicato, dobbiamo stare, oppure essere accompagnati, ma allora perdi quella magia che è di stare da sola con la notte. Quindi la solitudine non ti fa paura? No, anche un po'. No, io la solitudine la vivo la vivo bene, nel senso che la vivo spesso anche come un'opportunità per trovare me stessa, perché nella solitudine tu sei costretto a stare con te stessa. Finché hai gli altri devi confrontarti con gli altri, certo. Ed è bellissimo, perché dico che sono tutte e due le cose, no? Perché noi abbiamo bisogno degli altri, cioè gli altri ci ricaricano, certo. E noi ricarichiamo loro, è una comunione, no? Però ci vogliono tutte e due le cose, ci vuole anche il lato intimo, restare con se stessi, parlare con se stessi e chiedersi tante cose e trovare magari farsi le domande e cercare di trovare risposte a tante cose. Ci vuole, in mezzo agli altri non puoi fare questa cosa. Ogni tanto un po' di solitudine non farebbe male a nessuno. No, fa bene, è salutare, okay. Molto salutare. Anche camminando in un bosco. Anche camminarsi in mezzo alla natura soprattutto, ecco sì, ritrovare un po' questa dimensione naturale. Primitiva anche un po'. Che noi in fondo siamo figli della natura, no? Sì. Che vogliamo o non vogliamo, con la nostra prepotenza che vogliamo essere superiori a tutto il resto, però siamo un prodotto della natura, anche noi siamo figli della natura. Io guardavo adesso il cagnolino perché sarà stufo, sarà un po' stanco, ma invece è bravissimo. Io ho 2 gatti in casa che adoro e a volte mi insegnano tanto. Nel loro modo di essere, nel loro modo per dire
nella loro sensibilità, perché noi ci siamo un po' troppo arroganti come uomini. Io so che ad esempio nei momenti in cui mi, perché li abbiamo tutti, magari per un qualche motivo mi veniva da piangere, oppure mi mettevo lì, o mio figlio anche, magari che l'avevo sgridato e magari per qualche motivo si metteva a piangere, tu vedi questo esserino che è lì, che insomma, che da fermo va a fargli refusa, viene a fargli refusa, capisce, percepisce, ha una sensibilità, percepisce il tuo malessere, percepisce il tuo dolore, percepisce il tuo stato d'animo che è diverso da come sei sempre. E allora prima era lì che magari anche ti voleva zannare, giocare, e adesso improvvisamente viene, ti fa le coccole, ti si struscia, ti viene, ti coccola. E è fantastico, perché lì capisci che effettivamente no, non dobbiamo un po' lasciare perdere l'arroganza, perché siamo creature dell'universo, creature della Terra, creature di non si sa come ci siamo, facciamo le nostre ipotesi, però non siamo soli e dobbiamo rispettare anche tutte le altre creature. Leggo l'ultima. Il volto dell'aurora. Non assomiglio che a me, eppure di canti scomposti ho piena la mente, echi di suoni disgiunti, vaghe analogie, similitudini, quello stesso sentire che parte di me. Trema il mio labbro nel freno del pianto. Non è tempo di rimpianti, né tempo di ricordi. Tempo di riempire le rughe con polvere di speranza, di scorgere oltre le ombre il volto dell'aurora. Non ho avuto mai così tanto desiderio di sé. Io chiedo perdono all'Antonella perché non sono bravissima, una lettrice. Bravissima. Mi sono tanto impegnata. Sta bene, bravissima. Ho cercato di fare del mio meglio. Bravissima. Adesso io lascerei la parola a Antonella con una sua poesia per chiudere la serata. Vi ringrazio di essere stati qui. Se vi è piaciuto potete acquistare il libro e lei vi farà l'autografo. E ti ringrazio tanto di essere stata qui. Grazie, sei stata bellissima, bravissima, perché diciamoci che ti ho un po' preso per, cioè la Daniela era partita, poverina. E ha messo su questa libreria, bravissima, perché ci vuole coraggio. E una libreria Rossano è una grandissima, i rossanesi dovrebbero capire che è una sindaco, è una grandissima opportunità, perché le prime, abbiamo il nostro sindaco e lo ringrazio. Sì, qui presente. È una grandissima opportunità perché vediamo, dobbiamo andare a Castelfranco, dobbiamo andare a Cittadella, dobbiamo andare a Bolzano, a Roberti, per carità, super librerie, super conosciute, eccetera, eccetera, ma si parte sempre dal primo passo per arrivare al grande passo. Quindi anche la Palazzo Roberti credo sia partito da piccolo per arrivare grande, perché quando è partito dal primo passo. Quindi io credo che questa libreria è carinissima, perché appena tutta Ninoletti, proprio bella, bella, bella. Per Rossano sia una grandissima opportunità, perché può portare tante persone del circondario che invece di andare a Bassano a Castelfranco possono venire a Rossano e scoprire anche Rossano, no? Quindi onore alla Daniela, che non è facile al giorno d'oggi, come diciamo, burocrazie varie, eccetera, eccetera, mettere su un ambiente del genere, non è facilissimo. No, e infatti le dicevano, non sono neanche proprio dell'ambiente, che fatica, senza stare dietro a tutti, è bravissima, ha cominciato bene. Io le ho detto, ho una grandissima speranza su questa libreria, e quando sono venuta qui ho detto, vorrei fare la presentazione, ho detto fino, la prima cosa mi ha detto, a marzo del prossimo anno, quando ci sarà il mese della poesia. Sbiancata. A marzo del prossimo anno. Siamo a marzo, ma dopo era ieri, il prossimo anno.
Dopo va bene, ma l'ho lasciata stare un po' così a cuocersi un po' così nell'idea che va bene così, no? Poi sono ritornata, detto, vengo a ritrovarti perché sento un saluto, eccetera, eccetera, e sono ritornata, ho detto sì, ma la presentazione è ho detto ottobre. 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 Che ottobre? Quasi 6 mesi prima. Cioè, ottobre. Vabbè, e anche lì l'ho lasciata. Ottobre. Dopo ho detto pian piano, bisogna un po' conquistarsi pian piano. Tremenda, perché veramente è stata sui fianchi. Tenace. Sono ritornata e gli ho detto sì, però capiscimi a me. Ho fatto il libro adesso, La metamorfosi del cuore. Ottobre. Ottobre. Ma della casa editrice tutti gli altri autori hanno già fatto la presentazione. Tutte. E io no. E io la prima la faccio dove? Fuori dal mio paese. Cioè, ho detto no, la prima va fatta sempre nel proprio paese. E siccome le altre, quelle di Anima d'Aquila e Fiore di Loto, che sono i miei libri precedenti, li ho fatti a Villa Caffo la sera, lei ha detto biblioteca o Villa Caffo? No, ho detto scusa, c'è una libreria, abbiamo una libreria nuova di zecca, bellina, carina, mignoletta. Vuoi che io vada a farla in biblioteca, vuoi che vada a farla lì da casa, le fate gli altri, però io ci tengo a farla lì da te, ho detto la libreria è nuova. Alla fine probabilmente si è un po', come dice? La morbidità impietosita. Brava, quella è la parola giusta, non volevo, non mi interrompo la morte. Senti impietosita, perché la facciamo, perché sennò più che altro poi non torno ancora qui. Comunque a marzo, che ci sarà il mese della poesia, la riavremo qui. Okay. Ma dopo me lo metto per iscritto, me lo scrivo già, torno volentieri. Tanto a marzo del prossimo anno questa libreria andrà alla grande. Ah sì? Questa è la mia previsione, questa libreria andrà alla grande. No, perché è bella. È bella e poi c'ha una proprietaria che è appassionata. Cioè, quando c'hai... è l'unica cosa che un po' si scostina qua, allora, cioè essere in centro a Bassano, buoni tutti, essere sotto i portici di Piazzale Europa, nascosta dietro, cioè ci vuole tanta coraggio, appunto. Adesso basta però, sgrillinate. No, basta. Sì, però ci ritroveremo a marzo, vediamo. Va bene. Vediamo un po' come è andata. Okay. Bene, grazie a tutti. Adesso lasciamo la parola a Antonella. Sì, poi dopo, visto che io collaboro con un signore qui, ecco, volevo presentarlo. Lui è Marco Bartolomei, lui viene dalla Toscana appositamente. Io e lui collaboriamo con MA Video Poetry. MA Video Poetry lo trovate dappertutto. Se avete un sito web, cioè un computer, un cellulare, qualsiasi cosa, MA Video Poetry è il nostro progetto, un progetto comune di me e Marco, che io ho conosciuto Marco a un premio di poesia, grazie al cielo ogni tanto qualche premio me lo concedono, e di qua e di là, adesso prossimamente devo andare in Campidoglio a Roma per un premio. E avrei questo non me l'avevi detto? Sì, a Scorsetat. La Sabrina Dolmini era fresco, preso bene. La mail, cioè, complimenti. Grazie. Per Anima d'Aquila, perché ho ripresentato Anima d'Aquila. Bene. Perché ho voluto un po' tirarla fuori dal cassetto di nuovo, Anima d'Aquila, perché è la mia creaturina preferita, nel senso che è quella proprio da cui sono partita, perciò effettivamente ci sono più legata. Sì, ho un po' di problemini a muovermi in questo momento, vero Marco? Però sì, avrei dovuto andare a Napoli, avrei dovuto andare a Salerno, avrei dovuto andare a Gela. E diciamoci che sono un po' meno male nazionale, sta un po' crescendo bene, la poesia, bene. Ma ne sono felice perché porta avanti, perché amplio le mie idee, quello che voglio trasmettere agli altri, credo che sia positivo per me, anche ma in presunzione mia, va bene, ecco. E quindi il signore qui l'ho conosciuto invece a Pistoia, a un premio di poesia a Pistoia, lui è cameraman, videomaker, da quasi 40 anni, diciamo Marco, vero?
Sì, ha ripreso. Se vorresti dire che sono vecchio. Praticamente dici. Ok, sento la gente. Cominciato presto, ho cominciato adolescenza alle elementari. Ecco, comunque sì, lui è già appunto nel suo campo, è da tanti anni che lavora, da tanti anni ha lavorato con professionisti seri, vero? Appunto, ha lavorato per la Rai, ha lavorato per Mediaset. Diciamoci che mi ha scelta, io lo ringrazio, perché effettivamente sono andata a ritirare il premio di poesia e lui era il cameraman, il videomaker che era chiamato dal premio di poesia per riprendere i poeti, i vincitori. E così parlando della mia professione, tra virgolette, del mio scrivere e del suo, ci siamo trovati in accordo e abbiamo detto: perché non facciamo qualcosa insieme, unire le immagini alle parole. Quindi abbiamo fondato il sito MA Video Poetry, che potete andare a vederlo, c'è il sito su Google, giustamente mavideopoetry.it, dove io scrivo di letteratura, di cultura, di cronaca e dove lui pubblica i suoi video musicali. Ecco, mi ha adottata, io lo ringrazio, perché lui principalmente, vero, si occupa di riprese musicali di grandi artisti e non, cioè voglio dire, di gruppi non famosissimi, ma di gruppi famosi o di cantanti famosi come Sting, Gloria Gaynor, Modà, Ermalmeta, Patti Smith, abbiamo ripreso Patti Smith, abbiamo fatto l'intervista a Patti Smith, abbiamo fatto Noemi, Nomadi, poi artisti stranieri, Steve Hackett, chitarristi, insomma voglio dire personaggi noti e niente, lui cura praticamente la parte video dei concerti e io curo la parte giornalistica, quindi commenti audio ai video musicali, ecco, vero? Ecco, e niente, allora abbiamo fatto questo, abbiamo soprattutto con Nubio, ecco, molto bello, dico io, molto positivo. Che oltre alla musica ci sono le poesie. Che sì, perché la musica e le poesie si accompagnano bene. E quindi ho detto sì, ok, riprendiamo gli altri e facciamo i commenti agli altri e certamente gli articoli agli altri, però ti assumo per mie poesie. Quindi abbiamo fatto, sì, c'è un videomaker a disposizione, facciamo per gli altri non me lo caparo per me. Quindi abbiamo fatto tante video poesie, se volete andare a vederle basta che andate su YouTube, sempre digitando MA Video Poetry e li trovate. YouTube, tutto TikTok, quanto. Beh, ci siamo dappertutto, allora se avete, perché giustamente Instagram, TikTok, Facebook, su Facebook abbiamo la pagina personale Antonella Pedriva e Marco Bartolomei. E abbiamo video Marco e Antonella più io ho il mio piccolo sitino, il mio piccola pagina Omnia Contempore, ogni cosa sul tempo, potete andare a vedere anche lì, e poi appunto YouTube e altrimenti se volete vedere anche cosa facciamo basta che digitate su Google Antonella Pedriva e gli viene fuori un po' di cose e vedete un pochettino cosa abbiamo fatto. Se Antonella è meglio che... E adesso lo trovo. L'eco della prima parola è una poesia che è dedicata a mia madre. Io giustamente ne ho scritte tante poesie a mia madre, perché penso che la madre sia per ogni persona proprio il legame più forte che si possa vivere. Ecco, nasciamo da una madre, siamo divisi dalla madre, ma cresciamo nella madre, insomma. Vuoi il sottofondo? Sì, grazie. L'eco della prima parola.
Posso andare, Elena? L'eco della prima parola, sospesa nei tuoi occhi, in cui avevi disperso il ricordo del tuo mare, profondità notturne che celavano passioni ed armonie di terre accarezzate dal sole. Mi sovvieni spesso come raggio da cui diparte la linea del mio cammino, uguale cerchio che mi accoglie nel perimetro del suo amore. Non mente il cuore che si fa dolce al tuo pensiero, perché tutto ciò che fu si perde in quell'unico attimo in cui ti attraversai, dopo essere stata te, carne nella carne, respiro del tuo respiro, isola nel tuo mare. Si fa silenzio nel perdurare dell'attesa, ma rompe il cielo una voce, l'eco della mia prima parola, mamma.